enseña con la zurda, con la chueca, con la cambiada. Aparece Marcelo Estigarribia, le pega así. ¡Gol! 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 Gana Paraguay 1-0. Più che un'esultanza, questa per il Paraguay è stata quasi una sinfonia. Corde pizzicate con profondità e dolcezza. Ecco, il cello, il violoncello di quel Paraguay, è Marcelo Estigarribia, uno capace di far questo a Dani Alves, o di fare a soli così. Estigarribia, in mezzo non c'è nessuno, non crossa, aspetta, basta, benissimo, Estigarribia fuori, per Vallejo! Che giocata di Estigarribia! Il violoncello Estigarribia è un talento uscito da poco dal conservatorio, 24 anni, quindi giovane, con alle spalle già un'esperienza in Francia, Le Mans, quindi già svezzato. Mancino, tanta corsa e rapidità, quasi ossessionato dall'uno contro uno, dribbling e cross al fondo, uno che preferisce gli assist ai gol. Questo è Estigarribia, giocatore vero. Vero. Vero, perché è lui che sta facendo veramente la differenza. Estigarribia è un mio ex pupillo, quando giocava nel Cerro Porteño, era secondo me un fenomeno. Ora, la differenza la deve fare la Juve, dove arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto. Certo, lo spartito sarà diverso. Conte, un direttore d'orchestra esigente che vuole valorizzare le fasce. Posto ideale per chi sa suonare in un certo modo. Il posto ideale per Marcelo Estigarribia è il cielo e il violoncello.